Thank you. era tuo papà? Mio papà era un artista perché dipingeva e poi era mio, era mio padre naturalmente io sono stato allevato in mezzo all'odore di, di, di quadri a olio e quindi l'arte è entrata attraverso i pori del mio naso, attraverso i miei occhi e anche attraverso la mia, la mia bocca, perché mio padre dipingeva nature morte e poi mia madre cucinava le cose che lui poneva in, in mostra e quindi mi cibavo anche delle sue nature morte. Nella bottega di tuo papà c'erano. Uh, opere di ogni, di ogni periodo no? che provenivano dalle case nobiliari che tuo papà restaurava e quindi ti trovavi all'interno di un contesto molto variegato, dalle opere medievali alle opere del Rinascimento a quelle del Settecento. Ho dato molta importanza al fenomeno religioso, l'arte sacra accompagnava un po' tutto il percorso della storia che io vedevo nei musei. Eh, mio padre mi portava la domenica mattina a visitare la galleria Sabauda e capivo che c'era un, un forte eh, interesse nell'arte per la spiritualità da una parte e anche per gli avvenimenti comuni che sono poi quelli della politica corrente. Eh, ecco queste cose mi hanno poi eh, influenzato per il futuro mettendo insieme spiritualità e politica io credo che quell'esperienza eh, sia stata molto importante per la nascita dei quadri specchianti in qualche modo il rapporto tra figura e sfondo è stato determinante le tue prime ricerche sulla figura e non c'è dubbio che c'era una relazione con i fondi oro io credo che i fondi oro siano stati eh, determinanti come partenza del mio lavoro perché eh, nel fondo oro trovavo eh, l'ispirazione dell'identità, la ricerca della mia identità. E nel 63 tu realizzi alla Galleria Galatea, dove avevi un contratto, la prima mostra di quadri specchianti che risalgono all'anno precedente. Qual è la reazione di, di tuo papà? e anche del mondo culturale rispetto a questa? Il mondo culturale era diviso in due, Tazzoli stesso non capiva che cosa stavo facendo, contemporaneamente però eh, Luigi Carluccio che era il critico di Torino e poi la critica in generale dei giovani critici eh, era assolutamente colta, colta favorevolmente da questo mio lavoro. Ehm, però chiaramente ho poi dovuto ehm, andare fuori dall'Italia. Ho dovuto prendere l'automobile, e andare via per eh, dimenticare che questa galleria non voleva più sapere dei miei lavori e ho incontrato il mondo più grande di quello Quindi di Torino. Torino chi aveva compreso il tuo lavoro era Gianenzo Sperone, e in qualche modo chi rileva il contratto dalla galleria Galatea è Eliana Sonabel. Sonabel a Parigi? E Leo Castelli a New York. E Sonaband, però, compra tutta la mostra di Torino. Compra tutta la mostra e mi offre di fare un contratto con loro, con, con i Sonaband e Castelli, e quindi è così è avvenuto. Quindi sono passato, diciamo, da una situazione un po' chiusa, torinese eh, a una situazione internazionale. Tuo papà scrive. Io dedico tutta la mia forza e il mio piacere nel dipingere soltanto ciò che vedo. Io non sento e non vedo nient'altro. Non voglio sapere e non voglio parlare di nient'altro. Non conosco i perché e le ragioni dei quadri di Michelangelo. Non voglio conoscerle. Ma l'impressione che ho è che siano più realistici dei miei, perché vedo l'oggetto nello spazio vero, con me stesso all'interno di questo spazio. Beh, mi pare una bella dichiarazione. Ma non voleva conoscere, però era interessato a conoscere. Lui vede che io ho eh, fatto qualche cosa di sorprendente. Lui è sorpreso perché eh, vede che io non l'ho tradito, non l'ho tradito. Non sa perché io ho agito in quel modo, ma eh, i risultati lo hanno, come si può dire, affascinato proprio perché lui cercava la verità, e, e, però una, una verità tradizionale. E si è trovato davanti a una, a una verità nuova, ma non, non nella direzione opposta, come lui diceva, di quest'arte moderna che buttava per aria tutto. Insomma. Io non sento e non vedo nient'altro. Mio padre era ehm, sordo, aveva perso il dito eh, all'età di otto anni e evidentemente eh, si era rifugiato eh, nella pittura, nel, nella ricerca della pittura, fin da bambino, eh, copiando le opere che lui vedeva e chiaramente eh, pensava che copiare la realtà fosse mh, veramente dare all'occhio la sua massima funzione. Una curiosità, come comunicavate con tuo papà rispetto a questo problema della sordità? Ma mio padre capiva tutto attraverso il movimento delle labbra, leggeva le labbra, eh, a volte mi diceva anche qualcosa su qualcuno che stava molto lontano, diceva guarda che quei due là ci sono detti questo, ah, sì. che se non potevamo <ride> sentire. Nel 1973, eh, da Gianenzo Sperone a Torino, realizzi una mostra padre-figlio, da cui abbiamo ripreso il titolo della mostra attuale. In quel momento, mio padre era diventato mio allievo. Io gli avevo detto: invece di continuare a riprodurre delle nature morte così tradizionali, perché almeno non metti su questo tavolo gli oggetti del nostro tempo. Quindi li ho composto io, la natura morta. E poi gli ho detto, e in più se trovassi… Sì, ho visto che hai inserito la lattina del caffè, il giornale, sì. eh, degli elementi appunto di una, di una contemporaneità quotidiana. I, i denari del tempo. Gli ho regalato anche un recipiente specchiante e gli ho detto questo recipiente specchiante permetterebbe a te di riprodurti nella tua natura morta e allora lui l'ha fatto e ha cominciato a mettere degli elementi specchianti nella natura morta e poi in seguito a questo ha detto bene adesso possiamo fare una mostra insieme ecco questo è un po quello che tu eh, hai scritto, hai teorizzato, è eh, lasciare un'eredità ai padri. Avevo realizzato un, un lavoro prendendo eh, un ritrattino che mio padre mi aveva fatto all'età di tre mesi, non, non lui a tre mesi, io a tre mesi. Autoritratto, Autoritratto... attraverso mio padre. Esatto. Perché? Perché io a quell'età non ero in grado di farmi l'autoritratto. Ma avevo utilizzato mio padre, che sapeva così ben disegnare, per farmi l'autoritratto a quell'età. Quindi ho usato la mano e l'occhio e il cervello di mio padre quando io non ero ancora in grado di fare l'arte. Quindi è stata un'operazione di recupero di me stesso attraverso mio padre nel tempo. Nel 2008, da Persano a Torino. Eh viene organizzata una mostra che è Ettore Michelangelo i Coetanei. In questo caso, tuo papà era già scomparso nel 1982, tu eh, hai la stessa età, 76 anni, che tuo papà aveva in occasione della mostra da Sperone nel 1973. Nella mostra di Sperone mio padre aveva presentato il suo ritratto specchiato dentro un recipiente. Io a 76 anni ho fatto il mio autoritratto rispecchiato nello stesso recipiente e ho intitolato la mostra di coetanei perché avevamo tutti e due 76 anni. E quindi direi per concludere, qual è l'eredità che ha lasciato tuo papà a te? È quella di ehm, pensare che eh, la società mh, è tutta una famiglia la famiglia dell'arte. Eh, mi ha riportato all'arte antica e, e io sono andato ancora più indietro, sono arrivato ai primordi, così oggi da quei primordi passo alla terza fase che è quella del terzo paradiso che unisce l'epoca primordiale all'epoca eh, diciamo artificiale che ci ha portati appunto alla tecnologia attuale però a, ai danni che stiamo facendo alla natura. Quindi metto insieme natura e artificio per vedere una prospettiva nuova che ci porta verso il terzo paradiso, una terza fase dell'umanità. Quindi l'arte come impegno sociale 99,999999%. E questo è anche il terzo atto del rapporto con tuo papà, 1973-2008-2019. Esatto.